dinanzi alla tragedia, alle case fumanti, ai morti sepolti sotto le macerie, ai feriti che invocavano aiuto e noi nelle impossibilità di poter recare aiuto, di sentire le grida dei feriti sotto le macerie, sentirli morire lentamente e non avere i mezzi per poterli salvare, era naturale, dicevo, di non avere più il coraggio di andare via, e da quella notte ormai sono passati quasi 20 anni e sono rimasto qui.